Parola a Valeria Valente, si prepara Del Noce e poi per le conclusioni Gianni Cooper. Sì, io intanto ovviamente ringrazio, come già hanno fatto moltissimi, Gianni per questa opportunità, una giornata bellissima, straordinaria, contributi davvero belli di cui sicuramente si avvertiva il bisogno. Per brevità provo veramente a parlare per flash perché in 5 minuti le suggestioni poi sono state tantissime. Parto da una cosa detta da Stefano Fassina che in qualche modo posto con forza, no? Con coraggio anche, ritroviamo il senso di uno stare insieme anche mettendo al primo posto ritrovare in qualche modo l'etica della politica, l'etica di un agire collettivo a dispetto delle ambizioni di tanti. Anna Rossomando l'ha ripresa secondo me molto bene ed è da lì che io vorrei partire. Si ritrova tutto questo appunto se abbiamo un ancoraggio forte non solo a una scala valoriale ma a quel pensiero cui diciamo faceva riferimento Gianni stamattina, costruiamo insieme un pensiero. Io penso che a partire dai contributi che abbiamo sentito stamattina noi non abbiamo un problema di costruirlo questo pensiero perché stamattina se pensiamo ai tanti interventi, suggestioni, approfondimenti che sono stati dati, spunti e io ne aggiungerò soltanto uno, noi abbiamo tanto di questo pensiero, dobbiamo essere anzi forse orgogliosi, più orgogliosi di questo pensiero e capire però poi a un certo punto, e questa è la parte finale del mio brevissimo intervento, come invece trasformiamo questo pensiero in azioni concrete. Nel merito del pensiero io aggiungo solo questo. Questa storia, diciamo, ormai un po' siamo diventati tutti un po' economisti, pur non essendo, no? Il deficit, il rapporto tra il deficit e il PIL, il 3%, questa cosa che stringe l'Europa, un altro tipo di Europa. Ecco, vorrei dire che forse dovremmo anche incalzare il nostro Presidente del Consiglio che su questo ha detto che avrebbe fatto delle cose, mi sembrano adesso, rispetto anche a qualche settimana fa, segnali un po' timidi, che invece qualche settimana fa mi sembravano un po' più coraggiosi su come noi parliamo non solo del numeratore ma anche del denominatore, la vicenda PIL, noi come mettiamo mano a questo PIL? Dovremmo provare in qualche modo, oltre a ridurre il deficit, provare in qualche modo a fare ripartire. Allora bene la competitività, anche se noi dovremmo declinare qual è il nostro modello di competitività e abbiamo stamattina ovviamente Bersani in primis ha fatto riferimenti investimenti. Io su questo terreno vorrei dire soltanto una cosa, è stata anche richiamata, Christine Lagarde ha detto qualche giorno fa la storia dell'occupazione femminile, l'è stata poi ripresa in tanti altri interventi, perché le disuguaglianze, e credo che sia questo il filo conduttore del nostro pensiero, lotta alle disuguaglianze e redistribuzione della ricchezza, ma le disuguaglianze sono tante, di diversa natura, sono sicuramente quelle innanzitutto sociali e economiche, ma sono anche quelle tra nord e sud, eppure è stato richiamato diciamo benissimo e quindi non ci ritorno, ma sono anche quelle tra donne e uomini, e queste disuguaglianze oggi sono il più grande ostacolo alla crescita. E allora come in qualche modo noi mettiamo mano a questa storia dell'occupazione femminile? Vorrei solo dare questo contributo, perché non è accettabile che ce lo debba dire Christine Lagarde quando noi come donne, in modo particolare lo devo dire come donne democratiche, noi abbiamo depositato una mozione in questo Parlamento a prima firma Roberto Speranza che chiede in qualche modo che su questo terreno si abbia più coraggio, che si in qualche modo si passi dalle parole, ed è questo il filo poi del mio ragionamento e del mio brevissimo intervento, dalle parole, da questo pensiero alle azioni concrete, perché non si può dire che su questo terreno la condividiamo tutti, però poi le ricette forse sono ricette vecchie, quando le donne in modo particolare, se poi le donne sono donne del sud, sono non solo distanti dal terreno occupazionale, molto lontane, ma rinunciano a fare figli, li fanno in ritardo e noi non... C'è il problema della natalità e noi guardiamo alle coste appunto di Lampedusa, ricordo queste cose bellissime di Gianni durante la campagna elettorale, manco all'immigrazione, o ci guardiamo con una pietas quasi di carattere cristiano oppure non riusciamo a guardarlo al di là delle nostre belle parole come una grande opportunità, no? Come un'opportunità anche sul terreno della natalità. Allora per dire che il problema secondo me oggi è provare per noi non più a incidere sulla costruzione di un pensiero ma come trasformare questo pensiero in azioni, come essere coerenti, è su questo che ci giochiamo la nostra credibilità. E allora dico guardiamo il nostro rapporto con Renzi e su questo chiudo. Renzi è molto lontano da me, distante da me nel suo modo di fare, di pensare, come credo distante da molti di questa sala. Però Barbara l'ha detto benissimo nel suo intervento, Renzi ha riacceso essenzialmente però una speranza. Allora è vero, ci sono dei rischi grandissimi, grandissimi di deriva plebiscitaria, populista, ce lo diciamo tante volte, però dentro quella sua, diciamo, in qualche modo capacità di riaccendere una speranza sopita, c'è anche una grande opportunità. Sta a noi trasformare quella forza e indirizzarla nella direzione giusta e fare in modo che sia il nostro pensiero, come qualcuno ha richiamato, come siamo stati in grado forse di fare in un passato non troppo lontano, rendere quel pensiero egemonico. E allora così trasformeremo quello che D'Alema stamattina diceva, il pensiero, diceva Gianni, noi vorremmo in qualche modo non solo costruire un pensiero ma diventare maggioranza. Io dico non solo maggioranza del PG ma maggioranza soprattutto nel Paese.
Grazie Valeria.